magico cosa vedo? Allora. Ah, questi non ci sono sulla wiki italiana. Perfetto. Ok. Allora, tu ti diciamo che guardando i mercanti vedi effettivamente qualcosa di strano, vedi praticamente qualcosa intorno alla loro testa. Scuola e ammaliamento, immagino. No, Sì. incantamento, giusto? E su di lei? Su Su di loro, di loro? Sulle donne? sulle tre donne, vedi completamente inondate di magia. Più o meno come con Con la la Uldra. Uldra. Sì. Però diciamo che per un attimo ti è sembrato che fossero come l'Uldra, perché hai visto i capelli rossi, vestiti di rosso con una gonna lunga. Quindi per un Quindi attimo per ti un sono attimo sembrati loro. però Però no. no, Questione che appena. bella situazione di merda. Allora, appena arrivate, tre di loro vi offrono da bere. Che cosa potrebbero essere? Aspetta, ma sono inondati di magia. Che scuola? E trasmutazione per caso? No. Illusione. Cioè, aspetta. Illusione? Allora, in realtà è che posso trasformarsi in animale, quindi in teoria sarebbe sì trasmutazione, in teoria. Però così sono folletti come l'Uldra, quindi diciamo che preferirei più che altro scuola, non ne trovi perché fanno parte del primo mondo. La 10 è Riesce a distinguere un attimo. distinguere. Ok, posso fare un tiro per capire che cosa sono? Ok. Visto che quello che stanno facendo hanno ammaliato questi qua. Si stanno a dare alla festa. Per darsi alla pazza gioia. Posso capire cosa sono? Tiro, cos'è? Natura? Sono dei folletti. Sì, ho capito che tipo, ma Primo mondo. Usciamo di Nintina Natura. Ho tirato basso. Allora, sai che si chiamano bacche? Oh no. Che sono legate. Oh mio Dio, no, porco Dio. No. Vai. Che sono legate appunto a un lontano culto che tu non riconosci come appartenente a uno dei culti di Golarion. Forse potrebbero essere associate a Kaede Killian, però non è proprio quello giusto. Sono baccanti in pratica. Porco Se. Dio. Sì, praticamente so come funziona il rituale. Prima si mangia e si beve e poi veniamo mangiati noi. Adesso ho pensato subito Quello che male. dico è Ada, carica. Allora. Cosa? Carica le donne. Con fuoco o senza Oh. fuoco? Con fuoco senza Master, so che se sono deboli a qualche elemento. Sai che sono molto deboli al ferro freddo e all'argento come qualsiasi altro folletto, e sai che comunque sono molto resistenti agli incantesimi. Boh, non lo so. Prova ad andare di acido. Cosa ti devo dire? Non mi sembra abbiano qualche debolezza. Vedi che appena dici di acido, Ada fa, ma non lo so, non ci ho mai provato. Ma Allora, che quindi. cazzo? Aspetta, perché io l'avevo fatto il tiro per capire che lei era una Suli, Sì, Master, perché vabbè, non mi ricordo. considera, io sto dando a lei un elemento alla volta, piano piano se li impara.
a quel questo punto, in questo caso, glielo dico. Prova a fare l'acido. Non il potere piano piano. Sì, piano piano se li scopre, se li vede, no? Allora, quindi si concentra e vedete, ovviamente, dalle sue mani fuoriuscire il suo sudore, praticamente, che diventa verdastro e cade nella neve. Fa pff, e la neve che si scioglie e carica con un colpo solo perché non c'è ancora il... come si chiama? Beh, colpisco. Allora, tu Ragazzi, spostati per qua. capirci, quando dico ada carica significa che è combattimento. Sì, e penso sia chiaro. Sti cazzi a tirare l'iniziativa, quindi... Ho detto, prima fino al boss la manteniamo sempre uguale. Questa la sostituisco a loro. Ok. Non fa niente che stia rimanendo scritto per idoni, sti cazzi. Allora, quindi lei subisce 17 danni. Ok. Turion. Ah, aspetta che... Diciamo essere tutti più o meno così. Magari... Ok, io ormai sempre riprovo a colpire, ormai. Mi metto centrato su un quadretto. Sì, Ok, sistematevi come volete voi. Cioè, per me la ok. Tigre Turion può pure stare qua, per quello che mi riguarda. Vabbè, sì, infatti, Cioè, io tanto sto... cioè, ci siamo dovuti avvicinare, siamo tutti là. L'unica è la tigre Tigre, io che... sto lì dietro, dietro Ada praticamente. E tu sei Cioè, quello che hai praticamente detto, ah, la quando lei ha detto carica. carica, ho caricato anch'io, master praticamente. È caricato però lentamente dietro l'ada. Ok. 12 danni. Ok. Danlis. Arrivo. Ti giuro, quel rumore non lo sto sopportando più. Ah, quella che ha colpito Ada con l'acido. Sì. Ok. Domanda, non credo che siano sotto tipo freddo sti cosi, vero? No. Non hanno nessun sottotipo, mi dispiace. Quindi niente. Ok. Lili. Vai tigre, carica! A questa qui, che è colpo di... Ridendo e sterminando la fauna della foresta, colpiscono tutti. Vai, vai. No, Prova a prenderle. Questa non la considererei fauna della foresta comunque. Fauna... Vabbè, è una foresta del primo mondo, però... Presa in lotta? No, non è presa in lotta. Scusa. Nord direttamente. Ah, scusa, ho visto che era morto. Mentre io, passetto, passetto. E attacchiamo. Ok. Finita la fortuna dei critici. Vabbè, dai, almeno colpisci, scusa un attimo. Hai ragione, su questo hai ragione. Almeno. Se consideri che fino ad adesso la mia idea di Lily era quella del meme, che Ada si lamenta del fatto che fa solo tre colpi, e poi arrivi tu. Ah, perché voi colpite? Adesso è tutto cambiato. Ho anche fatto 2 kill prima. Poi la tigre fa tutto. Da quando ti abbiamo fatto uccidere quel tipo, tutto migliorato. Ok. Forte. Tocca a Thorim. No, Thorin è morto. No, scusate. Io attaccherò quello che vi avevo pingato. Ok. Quello a sinistra, quello che non è stato ancora attaccato. Cioè, è stato toccato adesso da Lili, ma va bene. Ah, vabbè, su quello di Ada penso sia overkill andare a prendere il power. Appunto. Dici? Intanto mo che tocca di nuovo Ada gli scarico un completo. Sì. Ah, vabbè, ovviamente prima di attaccare Gather Power, così posso Empower Kinetic Blast e 45 danni.
Ormai è abitudine che con i tuoi sassi uccidi tutti. Tocca all'ultima rimasta, che praticamente il controllo sulle guardie è svanito, perché ce l'aveva una delle due. Le guardie vedono la situazione e se la danno a gambe pure loro. E praticamente rimane l'ultima che, visto il fatto che è rimasta praticamente sola, vedete il suo volto tutto distruggersi, il suo bellissimo volto diventare quello più animalesco. E praticamente colpisce Ada con un'artigliata. Almeno ci prova, perché fa uno e fa schifo. Non colpisce. Che belle cose. Sì. Quindi non colpisce. Vediamo se si può provare a fare altro. Ah no. Non può fare, non può per niente fare altro. Perfetto. Sì. Ah, avevo un più 4 in forza visto che è diventato così, ma tanto. Se fai uno. Appunto, se fai uno, e soprattutto quelli che il turno dopo toccate con i colpi da acido. Niente. Nel momento in cui muore, sentite che lancia sotto i pugni di Ada, violentissimi, che gli stanno squagliando praticamente la faccia fino alle ossa. Sentite un urlo devastante venire da lei e poi da un pochino più lontano. Oh cazzo, ce ne sono altre. No. Mi sa che questo qui è l'ultimo. L'ultimo spirito. Dov'è quello del fuoco? E che faccio? Mi svelo la P così a random? No. E manca quello del fuoco. Sì, manca. È stata qui, dai. C'è una grossa area nera. Lo so, infatti sarà lì in mezzo da qualche parte. Questo cos'è? L'aria dovrebbe No, l'aria è quello di prima. Sì, quello quello di di prima era la prima era terra. l'aria. Cioè, quello di prima era terra, adesso dovrebbe essere aria. E invece no, è legno. Se è quello d'aria posso colpire per... Perché ti triggerano male? No, in realtà no, però in teoria, sai, cioè, è l'elemento opposto alla terra. Quindi vuoi il trigger un attimo? Ti fai che ti Madonna trigger mia, male? quanto laghi. Ma dove veramente? Ah, ecco, infatti, non sono l'unico a sentirlo, allora. No, no, sta laggando di brutto. Madonna. Un peccato che non posso vedere il suo di ping. Perché io ho 46, quindi non credo di laggare. Vedi il fatto che proprio io sono attentissimo ora come ora, per sentirlo laggare. Eh sì, tu infatti cerchi di mollare il telefono. Prima che vi blocco tutto il cazzo di gruppo, eh. Lo posso fare anch'io. Vabbè, comunque, Master, vai tranquillo senza me. Vabbè, cioè, se vuoi attaccare, vuoi fare un'azione per primo, non è un problema. Attacchiamo noi nel dubbio. Sì, Tanto altrimenti. alla fine non è neanche troppo in PG, non sono uno che triggera così a... Ah, ok. Senza, poi vabbè che uccidendo qualunque cosa cammini per questa regione, ma Siamo lì e non è che no, dici. vabbè, allora, e fai conto che comunque io prima di venire qui, ragazzi, vi dico perché abbiamo attaccato quelle cose, anche perché l'avete visto come cazzo si è trasformata. Ve lo spiego, erano delle baccanti e praticamente prima ci riempiono di vino e dopo ci mangiano, cioè non è. Che carine. Allora, nel momento in cui vi Come quando cagavi. avvicinate, vedete veramente questa creatura composta letteralmente da vento, cioè vedete sempre questa pelle chiara e i capelli che veramente sembrano il vento in tempesta, in cima a questo albero morto, con accanto un piccolo Twigjack, quindi un piccolo Groot. Vedete che praticamente guarda un attimo nelle direzioni verso gli altri due nidi che avete distrutto, verso gli altri due altari, e fa: accomodatevi, la foresta è vostra, andatevene, fate quello che volete. Che gentile. Siamo qua per salvare Baba Yaga. Potete Finalmente voler fatemi farlo. indovinare, le mie sorelle erano dure di comprendonio, vero?
Io non è che sia proprio bravissimo a parlare. Erano di coccio. Sinceramente. Non dura più una razza. Battute. Diciamo, avremmo anche preferito evitare di doverle combattere, ma non ci hanno dato modo, non ci hanno ascoltato. Non temete, loro sono qui per proteggere la casa danzante. Se la casa danzante rimane a posto, loro continuano a vivere. Semplicemente basterà creare nuovi altari. Allora, dai. Allora cercheremo di ricrearli quando sarà il momento. Va bene, noi allora. Vede, appena dice allora, svanisce nel vento. Lei e il piccolo Groot. Ada si gira. Bene, Io sono. andiamo a picchiare questa strega di merda. Aspetta, dobbiamo trovare. Oddio, non so se è strettamente necessario trovare la quarta. Praticamente, in teoria, Comunque ci sì e no. dovremmo andare per forza. E appunto. In teoria. In teoria, sì. In pratica, sì. Però è solo un posto dove potete andare. Possiamo andare in un solo posto, quindi se è lì, è lì. Oddio, possiamo anche. Non possiamo salire pure di qua e vedere che c'è. Non c'è niente, è finita qua. È vuoto. Cioè, vedi il villaggio dall'altra parte, praticamente. È il master che era pigro che non l'avevo fatto scoprire tutto. Ah, Sì, ok, infatti, perché io sto ritagliando la cosa un pochino a vecchie. perfetto. Vabbè, ma non te ne facciamo una colpa. Tranquillo, Zet. Nessun problema. Ok. Allora. Nessun problema, Zet. Non ti... Allora, praticamente trovate di fronte a voi, ok, voi adesso intorno avete questo enorme spazio pulito da senza alberi, senza mattoni, senza niente. E di fronte a voi quest'enorme fiammata che è diventata instabile, ok? Vedete, più guardate all'interno, più vi sembra di vedere, per un attimo vi sembra di vedere casa, posti sconosciuti, cose assurde mai viste prima, vedete combattimenti con le spade oppure con strani raggi di fuoco, vedete magia, vedete scontri, vedete qualsiasi cosa al suo interno. Ogni volta più guardate, più vi sembra diversa. Fatemi un tiro di tempra, cioè di volontà, scusatemi. Tarrasca, anche vediamo. Tempra? Sì. Sempre un volontà. Volontà, 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 ho sbagliato io, scusate. Mi Come mai sono. decidi? No, è giusto, è volontà, è giusto, volontà. Vabbè, certo. Merda. Allora, Mi sa che mi butto dentro. praticamente tutti tranne Lili ci avviciniamo con la mano al suo interno. Nel momento in cui Scusa. succede, no, allora, intanto subite 6 danni. Tirmi per la zampa, penso che qualcuno ci si prendi dentro, però. Sì, vabbè. Aspettate, il mio tiro di Will manca. Questo ha fatto male. Ok, anche tu subisci 25 danni. L'unico. No, aspetta, l'unico che non tocca sì, è Lily. Ok. Allora, niente, subite questi danni. Vabbè, Ada ne riduce di 5, effettivamente. Mai È resi che ha resistenza al fuoco 5. ah, aspetta, allora 20 e basta. Allora. Sono come i bambini che hanno bisogno di andare a toccare le cose. Ok, 72, dai. Tu hai semplicemente resistito a un impulso primordiale. Cosa fa? Io non lo Praticamente, so. nel momento in cui avete toccato, avete avuto un attimo una visione, avete visto questa donna dalla pelle scurissima, i capelli completamente di fuoco, che vi lascia passare, però non è che sia stata tanto allegra di venire a sapere che le sue sorelle siano state picchiate fino a farle sparire. Ma dopo tutto il loro compito è proteggere la casa danzante. Hanno già fallito una volta, visto che la casa danzante è stata catturata. Per cui
Non hanno niente da biasimare. Quando vi risvegliate, vedete la pelle di Ada molto più scura di prima. Adesso si nota effettivamente il colore è più o meno lo stesso della cinta di cuoio che indossa. Però, diciamo che non è la cosa su cui fossilizzate, perché poco dopo, di fronte a voi, ci sono due enormi golem di ghiaccio e una giovane, quella che almeno dall'aspetto sembra essere giovane, donna bionda vestita di azzurro. A rivelare. Non è Elsa di Frozen. Meno male. Sai, col golem di Lo ghiaccio. so, no, il problema è che cioè, è davvero così. Let it go. Sì, Let prendi. it go. Na 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 na. Allora, che fate? Allora, considerate che siamo venuti tutti qui, ok? Di fronte a voi si trova quindi la regina Nazena Vasilovna. Ma che caspita, sti nomi russi. Vasilovna. Poi sono fissati con questi nomi russi, no? E c'è un motivo se lo sono. Ma vabbè. Sì, lo so, però comunque. Allora, quando osservate, vedete, prendete questa enorme statua di, cioè quella che è chiaro che non è una statua, di una casa che presenta sotto di lei delle enormi zampe da gallina, circondata praticamente da un recinto di ossa che sembra essere spuntato dal terreno, e su alcuni di questi spuntoni ci sono praticamente dei cadaveri di gente che guardando riconoscete essere delle guardie. Delle guardie invernali, quindi guardie principali della forza di Nazena. Intorno a voi e intorno a lei c'è uno sciame di corvi che rimane a volteggiare in cima. Vedete, sono alti più o meno una decina di metri, se non di più. Appena arrivate, Nazena si presenta e vi invita a combattere praticamente. L'unica cosa che notate tra le mani di lei è che ha una. Ha due spade, presenta. Una che è completamente bianca. E sono tutte e due infoderate. Sono ovviamente per terra. Mi scusate, ragazzi, ci canta la canzone. Sono per terra. Una spada completamente bianca e una spada completamente in oro invece. Dove sta belle? Sì, abbastanza belle. Dove sei? Vedete pagine che fanno un pochino scatto. Ma dove sta la Zena? Madonna. Pagine. No, poco dopo, vaffanculo. Ok. E inoltre vedete questi due enormi golem di ghiaccio. Ok, allora con l'occhio, con il Dead Watch Eye, Langlis riesce a vedere che non sembra stare in ottime condizioni. Cioè, Langlis la vede molto debole. Invece i Ma due lei? ecco Lei, invece, i due golem li vedi belli, belli piazzati. No, i due golem non li Vede vedo. vive. Se sono golem non dovrei vederli. No, Io con il solo le coso del creature magico. viventi. Con il coso Viventi e del non magico. morti. Morti. Non morti. Ah, poi fatemi. Sì, fatemi tutti un tiro di conoscenze Ha locali. ferite addosso, quindi. No, Ha ferite addosso, quindi la strega. non ha nessuna ferita, però guardarlo così sembra molto debole. Critico. Ok. Ada. Master, se c'è un momento in cui possiamo parlare o no? Sì, ovviamente Dimmi lei che di sta fronte cantando. Cioè, ma dai, che schifo. a me. Fatto uno sul dado. Pensate che ha fatto 17. Comunque, allora, guardando le spade, riconoscete che
quelle spade appartengono agli altri due cavalieri. Gli altri due cavalieri di Baba Yaga, il cavaliere bianco, il cavaliere dell'alba e il cavaliere del giorno, il cavaliere dorato. Quindi potete ben capire chi abbia ucciso gli altri due e chi probabilmente ha anche ferito a morte il terzo. Visto che brandisce anche lei in una mano, c'ha comunque anche lei una bacchetta di ghiaccio. Scusa. Le due spade sono per terra. Non stavo ripensando invece alla spada dell'altro. Sono due spade che stanno per terra, una bianca e una dorata. Ma noi abbiamo incontrato un terzo cavaliere. Sì, al portale d'inverno, nel Taldor, tanto, 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 tanto tempo addietro. Non c'era una spada lui. No, lui non ce l'aveva perché probabilmente l'ha persa. Che coglione. Lui è arrivato morto, cioè ringrazia che intanto ci è, e si è salvato per dire. Che coglione, cioè, lui è riuscito a scappare a differenza dei suoi due amici, quindi insomma, tanto scemo. Cioè, io pure ho preferito salvare la pelle piuttosto che la spada, però vabbè. Ah, ecco. Ah, stavo per dire, un po'. Beh, diciamo che lui da solo non poteva salvare Baba Yaga, quindi comunque aveva bisogno di aiuto. Beh, vabbè, non stiamo Loro discutendo. danno la vita per Fatto bene. salvarla, quindi è tutto ha senso, dai. Beh, io comunque lo dico. Sei Pollo. già molto debole, sei sicura di voler affrontare questo combattimento? Venite e testate questo punto debole. Nel momento in cui lo dice, beve una pozione e vi aspetta. Nel frattempo, i due golem si fanno avanti. Sradicano ovviamente alberi per arrivare da voi. Considerate che Ada sta un attimo rincoglionita e vedete che sta ancora pensando a quella situazione. Ma si riesce a capire perché Ada si è scurita la pelle? Campo di lampade. Tu ci pensi un attimo e probabilmente il fatto che loro siano magicamente instabili, probabilmente una forte esposizione magica può aver reagito così lei. Molti altri Suruli reagiscono in altri modi. Alcuni possono reagire facendo esplodere per un attimo il loro potere per intero, altri diventano cambiano di piano. Lei magari reagisce così perché il suo sangue non è proprio uno dei più, tra virgolette, puri a livello di potere di genio, diciamo. Capisco. Semplicemente reagisce così. Invece il primo cambio di colore probabilmente perché i lupi bianchi sono tutti pallidi, quindi lei non è abituata a non avere una resistenza agli elementi. Quindi probabilmente il bianco della neve l'ha abbronzata. Sì, ha un camaleonte in pratica. Ada diventerà sempre più scura. In realtà è una samita, ma non ce lo vuole dire. Non so questa chi la capisce, però. Allora, comunque, Ada si riprende. Silenzio. Tirate iniziativa, un Chissà attimo con che essa che pulisco. conosce vampiri, seriamente. Io lo sto studiando la lore di vampiri perché vorrei giocarci. Non mi dispiace, non. Comunque, di solito i vampiri più diventano vecchi e più diventano pallidi. Gli assamiti, invece, siccome sono tipo mezzi arabi come clan, in Sono pratica loro sono il immigrati. contrario, più invecchiano più diventano neri. Sono gli immigrati del mondo dei vampiri. Sì, però sono anche pericolosissimi perché sono degli assassini con i controcolpi. Anche questo è Ragazzi, ma vero. una domanda, perché noto che è quasi mezzanotte e mezza. Questo Sì. potrebbe essere un combat, cioè lo immagino come un combat lungo, cioè comunque una ci Abbiamo sta. Ada. Perché io potrei dover andare a dormire. Non lo so. Quanto ci mette da buttare giù due golem Anch'io ho lo stesso problema, con perché dopo 6 ore mi 60 sono svegliato. HP? Molto. Domani Oddio, non lo comunque so. sveglia io, quindi. Sì, effettivamente a me la sveglia suona tra meno di Mi è tra 6 6 ore. ore. Ok, livelli, a me suona fra 4 Allora ditemi voi, quindi stoppo? Ditemi voi. ore. Sì, Stoppiamo dai. prima della boss fight? Ci sta. Cioè, Ok. troppo lungo, sì.
Cioè, poi potrei caricarsi il mio telefono, sì, dai.